Buongiorno golosi e golosone, eccomi qui con un video, con una ricetta molto particolare che l'ho vista fare da una persona avanti negli anni. Quindi è a base di fave piccoline, qua le ho fatte direttamente sbucciare dalla fruttivendola perché non avevo il tempo di sbucciare le fave. La cosa particolare è che questa ricetta è fatta con i gambi tenerissimi dei carciofi. Qui ho le cipolle, un bicchiere di acqua, il pepe e il sale. Questa mattina ho i gatti, non lo so perché, hanno la luna storta e un pochino mi fanno girare anche a me, specialmente il maschio Hermes, quello che sta fuori. Comunque, ora l'olio sarà ben caldo, metto la cipolla a rosolare. Qui oggi c'è una bruttissima giornata, che poi è strano, noi a sud dovessimo avere una bellissima giornata di sole non ce n'è. Mette pure un po' di malinconia. Comunque, noi procediamo con questa ricetta. Praticamente è una signora che ha vissuto in campagna e la vedevo preparare le fave e i gambi di carciofo tenero. Quindi mi sono domandata, ma guarda qua che ricetta contadina, diciamo contadina, una ricetta contadina siciliana con cose semplici. Qui sto facendo rosolare la cipolla, controllo fuoco, è troppo alto, abbasso la fiamma, anche perché con le fave dovrò farle cuocere pian pianino. Allora, questa volta però con la fava, visto che sto mettendo i gambi di carciofo, dovrò aggiungere l'acqua, altrimenti non si cuociono i gambi di carciofo. Allora, qualcosa mi è caduto sulla cucina, la raccolgo e metto a rosolare assieme alla cipolla anche i gambi teneri di carciofo. Il gambo è piccolino, non mettete quello grosso perché non si cuoce e non avrà, diciamo, un buon sapore, cioè verrà piuttosto consistente, quindi non gradevole da mangiare. Allora, lascio rosolare anche il gambo di carciofo. Mentre il mio compagno sta facendo le polpettine di uova al sugo, ora poi ve lo mostro. Siamo in due a cucinare in questo momento, infatti devo cucinare queste fave che ci vorrà un po' di tempo e lui inizia con le polpettine. Allora aspettiamo qualche minuto. L'olio, che si dice, scricola o frigola? Non lo ricordo. Frigola. Un altro pochino e metterò le fave. Comunque è comodissimo che questi negozietti hanno questa macchinetta elettrica che praticamente sbuccia la fava, perché sinceramente con i miei impegni fuori casa non è che potevo sbucciarli, perché il dramma è che è un sacchetto pieno di fave. Dimmi
prima che riesci a sbucciarle tutte ci vuole qualche oretta. Ecco, vedete, verso le fave, mi sa che ho intravisto qualche foglia, mannaggia, ecco qua, qualche foglia di fava. Vediamo un po' qui senza bruciarmi le mani. Dovevo versare le fave in un piatto, comunque le ho tolte, eccole qua. Facciamo uscire un po' la loro acquetta aggiungendo un pochino di sale. Ecco qua. Il pepe lo metto dopo, quasi a fine cottura. Ora ci faccio uscire un pochino di acqua e ci metto con il gambino del carciofo un bicchiere d'acqua perché si deve cuocere. Ovviamente il video è diviso in step. Sto facendo lo step numero 1 e poi ce ne sarà lo step secondo per la presentazione del piatto con la ricotta grattugiata, che sarà un piatto semplicissimo, genuino, naturale, ma molto gustoso. Mi diceva anche la figlia di questa signora Maria che si può anche mangiare questa pietanza con la ricotta fresca. Non l'ho provata, ma vorrei provarla. Però per oggi grattugerò della ricotta salata, metterò la pasta d'Italy e le fave. Infatti lo vedremo nel secondo step. Ora vi farò vedere che cosa sta preparando mio marito. Allora, è il mio compagno di vita, però qua in Sicilia si usa dire mio marito, visto che sono 22 anni che siamo insieme, vero? No? Sì. Ok. Allora, qui lascio cuocere un pochino. Vediamo il tuo che è impasto? Certo, impasto. Allora, ha preparato un impasto di polpetta a base di pangrattato, formaggio, poi cosa ci hai messo? Sale, pepe, uova e cipolla. E farà delle palline di polpettine e ne metterà in questa salsa di pomodoro. Vedete? Poi ve lo mostrerò nella seconda parte del video. Questa invece è, diciamo, la cenetta per stasera, mentre a mezzogiorno avremo le fave. Ecco qua. Allora, siccome devo dare spazio a mio marito di fare le polpettine, aggiungo l'acqua, ricopro e li metto a cuocere. Ora, siccome la signora non ho chiesto quanto tempo bisogna cuocere, lo devo indovinare io. Intanto vi invito a mettere un bel like al mio video, che mi farete immensamente piacere se volete commentare. E iscrivetevi al mio canale, che vi presento delle ricette anche semplici, facili da preparare. Certo, non sarà alta cucina, però visto che con la scusa che c'è stato, che abbiamo avuto il virus, ho dovuto cucinare anche i primi e i secondi,
gli antipasti come con le bruschette, perché di solitamente io facevo i dolci. Siccome mio marito stava male, ho dovuto rimettermi in cucina a preparare i primi piatti, l'antipasto, i secondi. Quindi ci vediamo per il secondo step. Quale fave stanno cuocendo? E vi mostro anche le polpette che sta facendo mio marito, ok? A dopo.